Continua il balletto delle cifre sull'attacco ucraino a Makiivka la notte di Capodanno. Il Ministero della Difesa russo ha riconosciuto che sono 89 i soldati morti, ma fonti ucraine e anche blogger nazionalisti russi parlano di un bilancio ben più pesante, fino a 400 morti. Alcuni deputati russi hanno anche criticato i vertici militari, denunciando come i soldati che festeggiavano il Capodanno fossero alloggiati accanto ad un deposito di armi, saltato in aria quando è stato colpito dai razzi ucraini. Nel suo ultimo discorso notturno, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito gli ucraini che la Russia risponderà. Non c'è alcun dubbio che gli attuali padroni della Russia metteranno in campo tutto quello che gli resta e tutti quelli che possono raccogliere per cercare di ribaltare le sorti della guerra. Dobbiamo far deragliare questo proposito della Russia e ci stiamo preparando. I terroristi devono perdere, ogni tentativo di offensiva che lanciano deve fallire, ha detto Zelensky. Il Cremlino ha diffuso le immagini delle azioni militari condotte dalle forze russe a Draskivka e Kramatorsk, nella regione parzialmente occupata di Donetsk. Stando al Ministero della Difesa, nell'azione sono stati uccisi 120 soldati ucraini e sarebbero stati distrutti due sistemi HIMARS a razzo multiplo di fabbricazione statunitense.